Due minuti, la Fiorentina è campione d'Italia. Sono qui con noi, mentre ancora nello stadio la gente festeggia questo scudetto, il presidente Baglini e l'allenatore Pesaola. Presidente, è stata una grande Fiorentina, ma adesso direi che già è alle porte il prossimo campionato. Qual è il suo programma? Adesso parlare di programmi adesso, dobbiamo ancora giocare, sia pure così, dobbiamo giocare ancora un'altra partita di campionato. Quindi noi adesso ci riuniremo, il Consiglio si riunirà, anzi il Consiglio verrà allargato e faremo un programma definitivo. Cioè la Fiorentina si potenzia? No, secondo le idee, tutti, non ho mai sentito dire che una squadra alla fine dell'anno si diventa indebolita. Tutti si potenziano, bisogna vedere di avere l'intelligenza e anche la fortuna di potenziarsi sul serio. Perché... Hanno chiesto se Pesaola resta. Pesaola è qui, la domanda non deve essere fatta a me, ma dovrebbe essere fatta a lui. Io l'abbraccio, lo tengo stretto. Allora se sentiamo, signor Pesaola, questo abbraccio basta oppure? È una domanda che ancora non la posso, diciamo così, non posso rispondere perché ormai è noto il perché, ma sarei ben felicissimo di poter rimanere a Firenze. Perché la Fiorentina ha vinto questo campionato? La Fiorentina ha vinto questo campionato secondo me perché è stata senz'altro la più meritevole in tutto l'arco del campionato e si è dimostrata la squadra superiore, una squadra che in qualunque campo dove sia andata ha dimostrato di giocare il più bel football del campionato italiano. Vittoria meritata quindi e complimenti. Presidente, perché lei è particolarmente soddisfatto di questo scudetto? Prima di tutto quando noi prendemmo, io e i miei amici prendemmo la Fiorentina e dicemmo che si poteva realizzare una sanatoria del bilancio e potenziare la squadra, tutti risero come se fosse stata una cosa impossibile, quindi la lotta mia e dei miei amici in questi anni è stata di cercare con calma, con serenità e anche con, se fosse valevole, anche con una certa intelligenza di perfezionare. Noi siamo partiti sempre che i divi servano più a sciupare le squadre, mentre un'orchestra, come il gioco del calcio, poi a un certo momento, come oggi, a un certo momento sembrava musica, una buona orchestra con un buon direttore d'orchestra, come abbiamo trovato quest'anno, anche elementi ottimi senza essere eccelsi possono vincere un campionato. Bene, adesso vediamo tre di questi orchestrali che appena pronti verranno qui da noi per essere intervistati. Ed ecco qui con noi due degli orchestrali di cui accennava poc'anzi il presidente Baglini, De Sisti e Chiarugi. De Sisti, perché oggi avete vinto? Abbiamo vinto perché era la nostra grande giornata. Oggi sentivamo che lo scudetto sarebbe diventato nostro. Dopo un primo tempo, diciamo, a fasi alterne, il secondo tempo con un pizzico di fortuna abbiamo dominato la partita e abbiamo vinto meritatamente. Che impressione le ha fatto questa Juventus? È sempre una grande squadra, difatti ha avuto una reazione appunto da grande squadra, però oggi c'era sul suo cammino una Fiorentina ben concentrata, una Fiorentina all'altezza della situazione, per cui penso che non ci sia stato niente da fare per lei. Grazie. Chiarugi, pochi minuti fa il suo presidente ha detto ad un amico che io non so chi sia, avete visto allora Chiarugi? Avevo ragione io? Penso che questo le possa far piacere. Certo, guardi, parlo del presidente... Soprattutto devo ringraziare, comunque penso come ha detto mio amico De Sisti che oggi tutta la squadra abbia fatto una grande partita, forse la più bella di tutto il campionato, anche perché sapevamo che da questa vittoria ci avevamo portato in mano lo scudetto, allora ci siamo impegnati più al massimo possibile, si è visto che ce la potevamo fare, allora abbiamo tenuto penso abbastanza bene l'incontro e abbiamo vinto insomma penso meritatamente. E dopo 14 anni, no, dopo 13 anni portate lo scudetto a Firenze. Questo è molto importante. Thank you.
A Firenze l'esplosione di gioia per lo scudetto conquistato non è stata improvvisa, ma progressiva, un autentico crescendo. La maggioranza dei sostenitori della squadra, infatti, era a Torino e sta ora per rientrare nel cuore della notte. La giornata di sole aveva favorito l'esodo verso la campagna, verso il mare, e così a Firenze erano rimasti in pochi. Pochi, ma buoni, come ha detto qualcuno. E un nucleo di questi fedelissimi, come per tradizione, al chiosco degli sportivi, erano collegati per telefono con Torino. E così hanno accolto l'annuncio del primo gol viola. La bandiera sociale della Fiorentina sventolava già sul lungarno dalla terrazza della sede sociale della squadra. Piano piano è stato un susseguirsi di cortei e la città ben presto si è affollata, parlano le immagini. C'è stata anche una corsa in Palazzo Vecchio per salire lassù sulla Torre d'Arnolfo, far sventolare dall'alto la bandiera del secondo scudetto. Questo quello a cui puntavano i tifosi, ma non ci sono riusciti perché mancava chi aveva le chiavi, e ci riusciranno domattina. Mentre in centro succedeva questo, l'entusiasmo naturalmente si moltiplicava anche in periferia. Nella nostra redazione di Firenze, numerose le telefonate per gli auguri, per i complimenti, per chiedere se era proprio vero, cioè se era proprio vero che la Fiorentina aveva vinto. Aveva vinto. La prima telefonata, giunta da noi, è quella di Montuori, che ha voluto far giungere il suo affettuoso saluto a tutti i dirigenti, squadra, allenatore. Si può dire che per Firenze Sportiva incomincia ora una lunga notte di veglia esultante e una notte che anticipa le grandi feste di domenica prossima. La folla di Juventus-Fiorentina ha cominciato presto ad applaudire. Il lungo ed affettuoso battimani del prologo è destinato al grande Mumo Orsi, tornato a Torino a rivedere la sua Juventus. Poi Lobello chiama a raccolta i giocatori. Un attimo ancora per una fotografia che nelle vicende del calcio nostrano diventerà storica. La passione sugli spalti esalta i primatori. Juventus e Fiorentina si affrontano decise ma calme. La posta è grossa. Mentre i bianconeri cercano una grande affermazione che possa riavvicinarli ancora di più al loro pubblico, i viola, consci della loro forza, accettano la sfida e ribattono colpo su colpo. Ma è la Juve la più intraprendente. E dopo 5 minuti, con un'azione cominciata da Del Sol e proseguita da Haller, Anastasi ha la palla buona, ma il tiro va alto. Replica prontamente il bravissimo e indiavolato Chiaruggi, alto anche il suo tiro. Al 15° il primo grosso pericolo per la Fiorentina. Zigoni centra, testa di Anastasi e Haller colpisce al volo, tiro fiacco e senza mira. È ancora la Juve ad insistere, ma la Fiorentina, da quella squadra solida che è in tutti i reparti, regge disinvoltamente ed è il caso di dire anche con intelligenza l'urto bianconero. Non è certo il piccolo trotto di Haller e compagni ad infastidire seriamente gli avversari. E a ben poco porta il generoso prodigarsi di Anastasi, che vola su tutte le palle, si dà caparbiamente da fare, ma da solo non può certo compiere il miracolo. La Juve è viva, sì, ma non tanto da mettere sotto l'avversario. Al 34° Superchi salva forse la partita con una splendida deviazione sul tiro di Menichelli, imboccato da Del Sol. E 7 minuti più tardi ancora lo spagnolo a dare a Menichelli la palla buona, ma Superchi, sveltissimo, prima interrompe e poi blocca. La Fiorentina è salva. Pesaola se ne torna agli spogliatoi accigliato, non sa ancora che lo scudetto è vicino. In apertura di ripresa Anzolin tocca come può un centro di Chiaruggi e Bercellino allontana. Tenta allora l'infaticabile Del Sol, ma il suo tiro finisce alto. Al 3° minuto il primo gol. Punizione di Amarildo, Anzolin non trattiene, l'immagine è eloquente, e Maraschi con Chiaruggi hanno via libera. Ed è Chiaruggi a dare il colpo finale. I 10.000 fiorentini urlano la loro gioia. La Juve torna ad attaccare, ma ha accusato la botta e la Fiorentina si trasforma così nell'autentica protagonista della partita. 23° è il solito, imprendibile Chiaruggi a fare tutto da sé. Poi serve Maraschi, il gioco è fatto, 2-0 per la Fiorentina.
Con la vittoria i Viola conquistano il secondo scudetto nella storia della loro società. La partita va avanti ancora soltanto per dire che la Fiorentina è degna di questo scudetto. No, la partita non è ancora terminata e questo è il terzo tentativo di pacifica invasione dei tifosi. No, la partita non era ancora terminata ed era difficile per i 65.000 che erano dentro e gli oltre 10.000 che aspettavano fuori contenere l'entusiasmo per l'ultimo appuntamento che neanche contava ai fini dello scudetto, conquistato di fatto 7 giorni fa a Torino contro la Juventus. Ora, per questa partita Fiorentina-Varese, resta il dubbio della legittimità. 3 volte l'arbitro Pieroni, infatti, ha interrotto il gioco perché per 3 volte la gente è entrata in campo credendo che fosse finita. Era stata questa una settimana sofferta. La Fiorentina era partita senza pretese evidenti per diventare campione, perciò ognuno aveva aspettato a credere, sia pure a titolo di scaramanzia, e la certezza dello scudetto si è manifestata insieme alla voglia di festeggiarlo. Al Comunale di Firenze erano affluiti da ogni parte, con ogni mezzo, per pregustare un trionfo fino dall'ingresso in campo dei giocatori. C'era in campo il Varese, il rovescio della medaglia, il dramma della retrocessione. Sportivamente i varesini indossavano la maglia bianca per permettere alla Fiorentina di essere tutta viola. Hanno offerto uno scudetto di fiori. Hanno gettato fiori al pubblico insieme ai campioni. Poi la partita. La Fiorentina l'ha cominciata trotterellando, facendo più esibizione di bravura che cercando la dimostrazione di potenza. Uno sugli altri si è levato fino dalle prime battute, Luciano Chiarugi, scatenato, imprendibile. È riuscito a galvanizzare i suoi, a intimidire gli avversari. Eccolo in una serie di azioni e di tiri conclusivi che hanno messo in evidenza un ottimo Carmignani. Il Varese nel primo tempo si è fatto raramente pericoloso, non poteva distrarsi, forse sperava in un pareggio. Picchi teneva raccolti i suoi uomini ma senza catenaccio, con una difesa elastica. Le uniche azioni di una certa efficacia sono condotte da Leonardo. Al 17esimo con uscita di Superchi. Al 25esimo con Leonardi che costringe Superchi a deviare in uscita e a bloccare poi il tiro successivo di Golin. Al 28esimo esce il goleador della Fiorentina, Maraschi, per uno stiramento ai legamenti del ginocchio. Gli subentra Rizzo. La Fiorentina appare più determinata dopo la mezz'ora. Un'azione di rilievo si ha subito al 31esimo, Amarildo Chiarugi, e Carmignani si salva deviando. Poi, infine, il gol, il primo gol. Lo realizza Merlo così. E 2 minuti dopo, al 42esimo, il gol dell'apoteosi personale di Chiarugi. Nel secondo tempo la partita non avrebbe storia. La Fiorentina gioca attenta per non farsi sorprendere, il Varese per evitare un passivo troppo pesante. Al primo minuto l'ultima parata di Superchi in questo campionato. La effettua su un tiro innocuo di Tamburini. Poi al 7esimo Bandoni fa il suo primo ingresso nel campionato. Al 13esimo Leonardi, il più attivo fra gli attaccanti, imposta un'azione e la Fiorentina si salva irregolarmente. Dopo la punizione, Bandoni blocca il tiro di Golin. Al 16esimo è Cappellini che ha l'occasione di raccorciare le distanze, ma Ferrante recupera assai bene. L'ultimo sprazzo del Varese è al 23esimo, questo tiro finale di Leonardi che va fuori. Replica la Fiorentina con Rogora, oggi molto attivo in avanti e sfortunato per poco nelle conclusioni, come in questo caso. Quindi l'azione del rigore. Amarildo viene spostato irregolarmente, e a questo punto lo stesso Amarildo deve aspettare molti minuti prima di realizzare, perché tutti sono impegnati a far uscire dal campo decine e decine di persone che avevano stranamente pensato che la partita fosse finita. La partita, come abbiamo già detto, è stata interrotta 3 volte e Golin praticamente segna il gol della bandiera con la gente che entra in campo esultante. Non si può dire che il risultato odierno sia acquisito.
deciderà forse l'avvocato Barbet. Ed è un peccato, perché una giornata come questa non meriterebbe uno strascico giuridico, e cioè il processo all'entusiasmo.